Si è tenuta la terza finale nazionale di Softair PCR, pattuglia a corto raggio, a Campo Tizzoro, dove a sfidarsi sono state varie squadre provenienti da tutta Italia. L'evento, dal titolo Imperio Aurum, è stato organizzato dalla Federazione Italiana Giochi Tattici e dal Comitato Regionale Emilia-Romagna, insieme al contributo importante dell'Associazione Dragon Force di Pistoia. Tante le squadre da ogni parte d'Italia che hanno partecipato all'evento nella location dei boschi della montagna pistoiese e luoghi storici come il Museo della Società Metallurgica Italiana, dove i giocatori si sono sfidati a viso aperto. Ad aggiudicarsi il titolo nazionale sono stati gli 11° Graco Jouf, sul podio S.A. Teschi al secondo posto e Livorno Softair al terzo. Siamo qua a Villa Cappugi appunto per la finale nazionale, che è una della specialità pattuglia a corto raggio, come puoi vedere alle mie spalle. La cosa bella è che praticamente raggruppiamo tutta Italia, quindi tutti i comitati d'Italia, tutte le regioni d'Italia hanno svolto un campionato della durata di 2 anni, hanno proclamato il vincitore della propria regione e l'ASD vincitrice della propria regione ora è qui a partecipare per la finale e da qua uscirà il campione nazionale. Questa è una finale di un campionato nazionale specialità PCR, pattuglia corto raggio. Noi come comitato Emilia Romagna siamo qui a Pistoia perché l'associazione che ci ospita, i padroni di casa, che è l'associazione Dragon Force, sono i padroni del campo. Avevamo l'opportunità di utilizzare questa fantastica location della XMI e quindi tutto il comitato è venuto qui per organizzare questo evento. Abbiamo già organizzato in passato noi come squadra altre gare, non di campionato, comunque altre gare aperte a tutte le squadre italiane che hanno ricevuto partecipazione da parte di appunto molte squadre, tutte rimaste molto entusiaste, e da questo la proposta di rifare queste finali in questa località.